Siamo nella galleria Vittorio Emanuele, che nel momento in cui è stata realizzata era considerata il salotto buono della città, nel centro storico, sostanzialmente così doveva essere, e invece continuiamo dopo anni e anni a raccontare sempre purtroppo le stesse emergenze di mancata riqualificazione, mancato supporto e sostegno a chi investe in questa galleria Vittorio Emanuele. E adesso i commercianti, gli imprenditori che lavorano all'interno del sito dicono: o ci date finalmente ascolto e facciamo qualcosa insieme, un progetto serio e concreto, oppure noi saremo costretti sostanzialmente a chiudere i battenti, perché più dell'emergenza Covid può la vecchia emergenza. Sì, esatto, Rosario, esatto. E a noi quello che ci spaventa non è tanto il Covid, ma è quello che può succedere dopo. Vuol dire non farci lavorare, vuol dire vigili tutti i giorni, è una situazione che noi non ce la facciamo più. Noi anni che presentiamo istanze. Io personalmente l'ho presentata nel 2014 e nel 2016, tutte e due volte rigettata, tutte e due volte la sovrintendenza mi ha dato l'ok per mettere quei tavoli con tanto di foto, con tanto di documenti e tutto. E ad oggi niente. Quest'inverno sia l'assessore Musolino che il sindaco sono di qui. Sapete tutti il blitz che hanno fatto, le foto sul giornale e tutto. Abbiamo fatto un tavolo tecnico. Da quel tavolo tecnico noi proviamo a chiamare, proviamo a mandare messaggi, proviamo a metterci in contatto se qualcuno ci dà una risposta, ma ad oggi niente. C'è niente di niente. Quindi noi oggi cerchiamo un contatto, Sostanzialmente sono passati 6 mesi e vi occupate di tutto voi, no? Sei Politica. anni. Sì, Per quanto cioè riguarda negli me, sei ultimi anni. Per quanto riguarda domenico, 17. 17 anni. E fra l'altro siete voi che vi occupate di tutto. Mi diceva che il lato è venuto 4 volte in quanti anni? Ma gestione a Corinti due volte, che hanno fatto la pulizia con la pompa, non mi ricordo, mi hanno anche allagato il locale per giunta. Mentre per quanto riguarda la nuova amministrazione, pure due volte in quell'operazione del Natale che hanno ripulito. Per giunta il Natale l'albero fino a ieri era qui, quindi dico siamo a giugno, l'albero fino a ieri o avantieri era comunque qui. Quindi voi dite altro che decoro, siamo noi che ci occupiamo di tutto. Esattamente, noi abbiamo sempre cercato di mantenere i luoghi puliti e per quello che possiamo, pulendo il nostro angolino ovviamente, però la galleria merita ben altro, meriterebbe una pulizia ordinaria e giornaliera da parte di una ditta specializzata, non fatto col mocio da noi, chiaramente utenti della galleria. Precarie, Una riqualificazione, abbiamo visto che comunque ancora le condizioni sono abbastanza. sì, questo l'abbiamo pure sottolineato perché qui si rischia veramente per l'incolumità delle persone. Ecco, C'è voi vi stato. occupate anche della sicurezza, i cancelli li aprite e li chiudete voi? Sì, per la custodia, certo, perlomeno nelle ore notturne. E abbiamo fatto questo accordo, l'ho fatto io personalmente all'inizio del 2003, poi da allora abbiamo sempre mantenuto e cercato di isolare almeno dai vandali notturni. Ecco, voi ora adesso avete un progetto, che cosa chiedete voi all'amministrazione, visto che in questi mesi non è successo sostanzialmente niente? Chiediamo intanto di avere un altro tavolo, un altro appuntamento per definire il tutto, cioè noi chiediamo di poter occupare e se è il caso prenderci noi cura della galleria, come abbiamo sempre fatto, però magari facendo questo famoso baratto che se ne è tanto discusso in questi anni, cioè noi possiamo pulire, possiamo pagare una vigilanza come abbiamo fatto fino a poco tempo fa. Possiamo chiudere e aprire i cancelli, possiamo assumere un'azienda che pulisce il pavimento, possiamo fare tutto, ma chiaramente non possiamo essere Condannati così. condannati ogni venerdì, ogni sabato da pattuglie come se fossimo veramente come se stessero Come se arrivando fosse dei nella nostra criminali, dei delinquenti sostanzialmente, mentre invece voi avete trasformato, fra l'altro, in questi anni, e ci sono anche le foto, no? Da un luogo che c'erano i barboni, si faceva la corsa delle smart, era diventato, diciamo la verità, anche un urinatoio. Voi l'avete trasformato, eppure nonostante ciò rischiate sempre di dover chiudere. Infatti, purtroppo, per quanto mi riguarda, dopo 17 anni che faccio veramente infiniti tavoli tecnici, conferenze stampa, conferenze servizi per poi non risolvere nulla, sono davvero stanco io personalmente perché proprio non posso più permettermi di pagare affitti a vuoto. Ora vado incontro all'estate. Prima dell'estate c'è stato il Covid, io qua pago affitti a vuoto veramente da tempo immemore e sinceramente io se devo pensare che dopo il coronavirus parte il comune virus con blocco delle licenze occupazione suolo e quant'altro, sinceramente non ce la faccio, io a settembre non apro più, è molto semplice, sono avvilito da questa cosa. E
Quindi o sistemo tutto subito ora, oppure io non continuo a pagare affitti a vuoto così. È molto semplice. E sarebbe un'altra, altre saracinesche che chiudono per giunta all'interno di, una zona storica. Sì, come dice Domenica, la soluzione è forse migliore per noi, trasferirci e fare altro, ma addirittura non qui ma in altre città, perché non... Quindi dopo il coronavirus, il comune virus che rischia di essere ancora più letale per le imprese e le aziende che vogliono investire in città, però l'importante è che voi continuate a fare squadra per chiedere delle risposte.